Sì, non potevo fare diversamente perché intanto per l'affetto, la conoscenza personale che avevo con Paolo e soprattutto con Federica, appunto, che continua, quindi ho avuto l'opportunità di conoscere bene la caratura umana di Paolo, che come dico sempre è addirittura superiore alla sua capacità calcistica, quindi al mito che ha sempre rappresentato e continua a rappresentare a livello mondiale. Montevarchi ha fatto tante collaborazioni, prima con Paolo, ha fatto la mostra appunto sui suoi cimeli dell'82, ha fatto una serata del Fair Play veramente memorabile tra Paolo e Zico, che hanno duettato con la loro ironia e con qualche calcio al pallone in Piazza Varchi. Abbiamo fatto un evento con gli studenti, con 300 studenti che hanno ascoltato i valori e i principi, appunto l'essere una persona veramente per bene di Paolo, e poi siamo entrati come membri appunto sostenitori della Fondazione Paolo Rossi, quindi non potevamo che accogliere anche questa opportunità con grande entusiasmo. Quindi per questa seconda edizione si metteremo a disposizione lo stadio Brigliperi appunto anche per lo scontro tra le varie squadre giovanili. Quindi ringraziamo naturalmente Federica per l'opportunità, questo è un modo per continuare, e lo faremo nei prossimi anni, a stare vicino alla figura di Paolo, a tutte le iniziative che Federica sta portando avanti in maniera virtuosa e convinta sul nostro territorio, e gli diciamo grazie perché appunto, come abbiamo sempre detto, Paolo e Federica hanno scelto di vivere in questo territorio e Federica ha scelto ancora di continuare a portare avanti il ricordo, e con progettualità concrete anche legate appunto al sociale e anche all'aspetto sanitario, il ricordo appunto, i valori di Paolo sempre qui in Valdarno da noi.